ultima giornata di Serie C, il gruppo C come sempre nel vivo della lotta sia in zona alta, nella zona promozione, con il Catania che segue il Lecce al primo posto, ma è stato raggiunto dal Trapani nell'ultima giornata, ma sicuramente viva anche la lotta nella zona playout con la Regina che deve cercare punti preziosi in questa giornata e oggi sicuramente un'occasione importante da esterno, la posizione che predilige. Proprio Di Grazia, tre su di lui, Di Grazia che arriva al cross invitante sul secondo palo, il colpo di testa, la conclusione di Ramzia, e anzi è Curiale, la rete di Curiale, il Catania che passa in vantaggio. Nella barriera, calcio in punizione per la Regina, Tulissi con il suo sinistro, palla all'interno dell'area, sul secondo palo, il colpo di testa. Viene messa a terra adesso da Bianchivano, poi Marino. Tulissi. Limite dell'area, il tentativo di destro di Tulissi. Si è pensato, si va invece da Rizzo, nuovamente Mazzarani. Marchese, bel tocco verso Mandè, palla all'interno dell'area di rigore dove c'è Curiale, rete! Il raddoppio del Catania, ancora Davis Curiale. Un rendimento importante dal punto di vista della realizzazione. Un giocatore che ha movimenti da tenere d'occhio, come del resto Curiale che ancora una volta recupera palla, va alla conclusione. Tentativo di Provenzano che arriva sul fondo, l'ingresso nell'area di rigore di Provenzano, palla al centro Pissari. Dopo un po' di campo c'è al suo fianco Rizzo, 1-2, poi palla in profondità ancora per Curiale. Davis Curiale con il sinistro, palla fuori. Adesso sta vedendo molto di più nel corso del secondo tempo, battuto velocemente Di Grazia all'interno dell'area col destro, Andrea Di Grazia, palla fuori. Meno sul punto di battuta, tanti uomini al centro dell'area di rigore, palla sul secondo palo dove c'è Bianchimano che la rimette al centro, la conclusione, la rete della Regina che riapre la partita, il gol di Laezza. L'abbiamo visto, cioè, cerca una traiettoria profonda con Demi al centro, Bianchimano non ci arriva, poi sul secondo palo la conclusione, Pissari che fa il miracolo, ma che parata di Pissari, Catania che rischia il tiro dalla distanza. Palla fuori, ma che parata di Matteo Pissari. Bogdan, palla che rimane lì al limite, la conclusione, rimpallata, Regina che continua a spingere. Palla al centro, sul secondo palo, Aia la controlla, poi Provenzano con una giocata, la conclusione, Bogdan col piedone, palla fuori, buco, lo rilancia. Poi Semenzato, il fallo di Daniel Semenzato, ma nel frattempo arriva il triplice fischio del signor Dionisi. Il Catania si impone sulla Regina per...